Allora, cominciamo con il primo punto. Immagina di tornare indietro nel 1965, un'epoca che sa tanto di vecchie Polaroid e musica in vinile, ma che è ancora un crocevia di cambiamenti e speranze per l'Europa. In questo periodo l'Europa è come un gigante che si sta svegliando lentamente dopo la brutta botta della Seconda Guerra Mondiale. È un momento delicato dove tutti cercano di rimettere insieme i pezzi e capire come andare avanti. Ora, pensa se in questo contesto arriva qualcosa di completamente inaspettato a cambiare le carte in tavola, i Giochi senza frontiere. Sì, proprio quel programma televisivo che sembra più un gioco di paese che una questione di Stato, ma che in questa nostra storia alternativa diventa il fulcro di un cambiamento epocale. Immagina che in un colpo di scena degno di un film, la piccola Andorra, quel microstato incastonato fra Spagna e Francia, batte ogni aspettativa e si aggiudica la vittoria. Ma ecco la parte più pazza. Invece di semplicemente festeggiare con una coppa e qualche giorno di titoli sui giornali, questa vittoria porta con sé una conseguenza incredibile. L'Andorra, approfittando della luce dei riflettori puntata su di sé, lancia una proposta audace all'Europa intera. Ehi, che ne dite se usiamo questo momento per unire le nostre forze e investire tutti insieme in tecnologie pulite e sostenibili? Ecco, contro ogni previsione, l'Europa ascolta. Forse è la novità dell'idea, forse è la simpatia per questo piccolo underdog che ha battuto tutti, ma i leader europei si mettono seduti attorno a un tavolo e dicono: perché no? Sì, perché è proprio così. Se si vince i Giochi senza frontiere, si decide il destino dell'Europa. Così, da una vittoria di un gioco televisivo, nasce un movimento che punta a rivoluzionare l'approccio europeo verso l'energia e la sostenibilità. Immagina leader politici che prima si guardavano storto iniziare a collaborare, mettendo a disposizione risorse e menti brillanti per sviluppare tecnologie che nemmeno si pensava fossero possibili. Progetti di energia solare che trasformano intere regioni in campi solari capaci di alimentare città intere, turbine eoliche che sfruttano i venti del nord per produrre energia pulita e ricerca su batterie così avanzate da rendere obsoleti i vecchi metodi di conservazione dell'energia. E tutto questo movimento parte da un'idea lanciata in un momento di celebrazione e unità, dimostrando che a volte le idee più rivoluzionarie e i cambiamenti più significativi possono venire dai posti più inaspettati. La storia dell'Andorra e della sua proposta diventa un racconto che passa di bocca in bocca, un esempio lampante di come un piccolo gesto possa scatenare un'onda di cambiamento che attraversa continenti. In questa nostra storia alternativa, l'evento dei Giochi senza frontiere non è solo un momento di intrattenimento, è il battito d'ali di una farfalla che scatena un uragano di cambiamenti in tutta Europa. E proprio come in quelle storie che ami ascoltare seduto comodo in una serata tra amici, questa vicenda dimostra come a volte è sufficiente una scintilla per accendere un fuoco che può riscaldare un intero continente. Bene, questo è solo l'inizio di una storia che sembra uscita da un romanzo di fantascienza, ma che ci fa riflettere su quanto possa essere sorprendente la realtà, o in questo caso una realtà alternativa. Iniziamo a esplorare in dettaglio cosa è cambiato esattamente dopo questa vittoria inaspettata e come quelle piccole modifiche hanno iniziato a tessere una trama completamente nuova per il futuro dell'Europa. Quindi, dopo la sorprendente proposta dell'Andorra, c'è stato come un momento di silenzio collettivo in tutta Europa, no? Un po' la gente era basita. Sai, uno di quei momenti che si verificano quando tutti si fermano e pensano: ma davvero, è possibile? E poi, come quando capisci una barzelletta un po' complessa, l'Europa intera ha avuto un momento di illuminazione. Immagina scienziati, politici, imprenditori, perfino studenti che iniziano a chiedersi: e se, e da questo piccolo e semplice e se inizia a germogliare un'idea rivoluzionaria. Le nazioni iniziano a mettere insieme le loro risorse, non solo soldi, ma anche conoscenze, persone, esperienze, per dare vita a questa nuova visione di un futuro sostenibile. Il primo grande progetto è stato qualcosa di mai visto prima, un impianto solare che copriva chilometri di terreno in Spagna, capace di alimentare non solo l'intera Spagna, ma di esportare energia pulita ai vicini.
Ma non si sono fermati qui. In Germania sono nate fabbriche che producevano le turbine eoliche più efficienti del mondo, mentre nei Paesi Bassi gli scienziati hanno sviluppato una nuova tecnologia per catturare l'energia delle maree, trasformando l'intero mare del nord in una fonte inesoribile di energia pulita. Ma il vero capolavoro è stato l'Europa Verde, un progetto, un'iniziativa che ha unito ogni paese dell'Unione Europea in un obiettivo comune: rendere l'Europa il primo continente a impatto zero. Questo non significava solo energia pulita, ma anche città più verdi, trasporti sostenibili e una drastica riduzione dei rifiuti. La chiave di tutto questo? La collaborazione. Niente più barriere o confini quando si trattava di ricerca e sviluppo. Università da tutto il continente hanno iniziato a lavorare insieme, condividendo scoperte e innovazioni. Aziende che una volta erano rivali, ora collaboravano a progetti comuni e i governi fornivano il sostegno necessario per rendere tutto questo non solo un sogno, ma una realtà concreta. In questo mondo alternativo, la vittoria dell'Andorra nei Giochi Senza Frontiere non è stata semplicemente un momento di gloria passeggero per un piccolo paese. È stata la scintilla che ha acceso un fuoco di innovazione e cooperazione, dimostrando che anche nelle circostanze più improbabili è possibile cambiare il corso della storia. È una di quelle storie che ti fanno pensare, e se, no? E se succede questo, e se succede altro, e ti fanno sognare un mondo non solo diverso, ma migliore. Un mondo dove la collaborazione supera la competizione e dove l'innovazione va di pari passo con la sostenibilità e dove un piccolo paese può davvero fare la differenza. Ma ecco il colpo di scena che aggiunge una dimensione completamente nuova alla nostra storia alternativa. Immagina ora, dopo la vittoria dell'Andorra e la trasformazione positiva che ne seguì, arriva il prossimo round dei Giochi Senza Frontiere. Tutta l'Europa in fermento, pronta a vedere come questo nuovo evento possa ulteriormente plasmare il futuro. E poi, contro ogni aspettativa, chi vince? L'Italia. Ma ecco la svolta. Invece di seguire la strada tracciata dall'Andorra, l'Italia decide di prendere un percorso completamente diverso. Forse spinta da un senso di dispetto o forse da una visione radicalmente differente del futuro, l'Italia propone di fare marcia indietro, non solo annullando i progressi fatti fino a quel momento, ma anche introducendo politiche che peggiorano la situazione. Immagina città che erano diventate esempi di verde e sostenibilità iniziano a riempirsi nuovamente di auto a combustione, mentre i parchi urbani e i giardini verticali vengono trascurati o trasformati in nuove costruzioni. L'investimento in tecnologie pulite e rinnovabili viene tagliato, con fonti dirottati verso industrie tradizionali e inquinanti. E la collaborazione internazionale su questioni ambientali si raffredda e l'Europa, che era stata un faro di speranza per un futuro sostenibile, sembra ora voltare le spalle al progresso fatto. Questa svolta provoca non solo un regresso ambientale, ma anche un profondo impatto sociale e culturale. La speranza e l'ottimismo che avevano unito l'Europa si trasformano in frustrazione e disillusione. Le nuove generazioni, cresciute con la promessa di un futuro verde e sostenibile, si trovano a fronteggiare una realtà che sembra andare nella direzione opposta. Questa decisione dell'Italia di fare un passo indietro e addirittura peggiorare le cose porta a una serie di conseguenze impreviste. Alcuni paesi, rifiutando di seguire questa nuova direzione, iniziano a formare alleanze alternative, cercando di preservare i progressi fatti e di continuare a investire in un futuro sostenibile. Si creano così nuove tensioni politiche all'interno dell'Europa, con un continente sempre più diviso su quale direzione prendere. Tuttavia, in mezzo a questa confusione e a questo regresso, nascono nuovi movimenti di resistenza e nuove iniziative civiche. Le persone, specialmente giovani, che non vogliono vedere annullati i progressi fatti, iniziano a organizzarsi in maniera più radicale e innovativa. Proteste, campagne di sensibilizzazione e nuove forme di attivismo digitale si diffondono con l'obiettivo di riportare l'Europa sulla strada della sostenibilità. E in questo scenario, la vittoria dell'Italia nei Giochi Senza Frontiere e la conseguenza inversione di rotta diventano un momento di riflessione cruciale per l'Europa e il mondo intero. Si pone una domanda fondamentale: è possibile permettere che i progressi fatti verso un futuro migliore siano così facilmente disfatti? E quale ruolo possono giocare i cittadini, le comunità e le nazioni nel garantire che la direzione presa sia quella giusta per il bene comune?
Questa nuova piega della nostra storia alternativa ci mostra che il cammino verso il progresso non è mai lineare e che a volte i passi indietro possono essere altrettanti significativi dei passi avanti nel plasmare il nostro futuro. Ora l'Europa e il mondo si trovano a un bivio con la scelta di quale via intraprendere che diventa più importante che mai.